fatto dell'arco. Ecco qua, abbiamo finito. Punto di... Ah, adesso la zona mette, sono un po' tutto tantissime. Abbiamo fatto ca. Sì, esai. Scena del crimine. Abbiamo fatto il primo ciclo di diservo, sono trascorse 2 settimane. Abbiamo fatto un altro ciclo di diservo perché alcune zone non erano seccate bene. Adesso, e ci fermiamo lì, e lì non è da fare, ci fermiamo qua. Adesso spostiamo gli irrigatori, tipo questo, lo raddrizziamo meglio. Mettiamo meglio gli irrigatori che ci sono sul perimetro, questi qua un po' spostati li allineiamo meglio, sono un po' fuori dal perimetro. Stiamo fresando, facendo un primo passaggio di fresa. Una volta fresato mettiamo a setaccio tutto, togliendo l'erba secca e lo sporco che ne esce fuori. Cerchiamo di sistemare questo mega dislivello. C'è una punta e qua c'è un dosso, dobbiamo cercare di sistemare questo dislivello. Anche qua c'è una punta. E via, si fa come al solito. Aveva alzato il chiusino portandolo a livello del marciapiede, si è letto. Qua abbiamo rifatto un po' il fondo, tirandolo un po' su, spianato tutto. Poi faremo una seconda fresata superficiale ancora per livellarlo meglio. Adesso facciamo su un po' di cemento qua. Lo buttiamo intorno al pozzetto, al chiusino. Abbiamo alzato anche questi qua dell'irrigazione che erano tutti storti, quindi bisogna scavare tutto bene intorno, tirarli su, metterli a bolla a livello con il vialetto. Adesso gli buttiamo un po' di cemento anche qua intorno, così poi non caleranno più. Qua abbiamo delimitato la zona che dobbiamo lavorare. Ci fermiamo qua. Quindi quell'irrigatore lì lo sposteremo qua. Dai, già qualche bel cambiamento si nota rispetto a stamattina. Questo irrigatore l'abbiamo raddrizzato qua all'angolo. Ok, adesso è qua. Prima era qua. Ora bagna bene di là, di là. Adesso stiamo sistemando anche questo, che è troppo sotto la siepe. Lo spostiamo fuori, gomito contro gomito. Dai che tuo padre sarebbe orgoglioso di te. Ah, non l'hai girato bene? No, Dio.
che mi manca. Anche qua c'era un gomito. C'era già il gomito qua, potevamo usarlo. Aspetta, ma da dove arriva? Sei gnegnac. Sì, che mi arriva da là. Beh, dai. Bene, mai lo faccio. Giralo ancora, dai un giro. Bravo, raccogli tutta la terra che c'è in questo giardino. Dopo i rigatoni non vanno. Non mi bagna bene il rigatore. Puttana, non esce l'acqua, c'è la terra dentro, i sassi. Perfetto. Per controllo. Accendi l'acqua. Così. Accendi l'acqua. Ed ecco qua, fine giornata. Abbiamo fatto tutti i livelli. Mi hanno dato due fresate, si è tacciato più volte. Pozzetti a livello, alzati tutti con il cemento. Qua abbiamo sistemato tutto il dislivello che c'era. Anche questo pozzetto l'abbiamo alzato parecchio. Adesso abbiamo una quota che va via tutta lineare. Sembrava Hollywood prima. Allora, ora lasciamo passare qualche settimana in modo che il terreno si assesti bene, visto che ne abbiamo riportato tantissimo in quella zona lì. Facciamo un bellissimo assestamento con la pioggia, che deve andare giù bene 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 bene. Abbiamo spostato due irrigatori, 1, 2, 3 ne abbiamo spostati, messi un po' meglio. Niente, dai, prossimo giro sistemiamo il livello, lo compattiamo con il rullo, aggiungiamo della sabbia e poi zoliamo. Ed ecco qua l'erba dove andiamo a prenderla. Siamo da Paradello. Paradello, azienda agricola number one, Brescia. Coltivazione di erba in rotoli di ogni genere. Facciamo vedere un po' qua, stamattina c'è tutto brinato. Andiamo a vedere cosa c'è nei campi. C'è la montagna di sabbia che stendono prima di coltivare l'erba. Qua c'è sotto la sabbia, pronto per essere poi messa alla terra e seminata. Bello qua, eh? Ecco la mia erba. Primo carico di oggi, 2 bancali. Ne faremo 7 di bancali, no? Di più? Boh. Ok, siamo arrivati al giorno della posa dell'erba. Stiamo mettendo sotto un letto di sabbia. Eccola qua. Quindi la sparneghiamo bene, poi la tiriamo con la stadia in modo che poi livelliamo bene dove ci sono un po' di avvallamenti, perché abbiamo fresato, abbiamo livellato, abbiamo rullato, ma poi è passato del tempo, ha piovuto e si è fatto un po' l'assestamento. Quindi adesso andremo a riempire tutto livellando. Portiamo dietro la stadia lunga. Questo è il filo perimetrale del robottino tagliaerba. Verrà sommerso dalle zolle. Qua abbiamo il vialetto da risistemare un attimino, comunque la quota è giusta. E buono, cominciamo. Stamattina comunque fa molto freddo, siamo a novembre, oggi è il 7 o 8 novembre, non lo so, ma molto freddo, anzi non un po' freddo, molto freddo. Guarda come sono vestito. Stanotte non ho dormito perché mia figlia Camilla, ciao Camilla, mi ha tenuto sveglio dalle 2 fino alle 5 e un quarto e la sveglia è suonata a 5 e mezza, grazie Camilla. E giornatina leggera, 180 metri quadrati di erba da
da trasportare, da srotolare, ma ce la faremo anche stavolta. Eccoci qua, stiamo posando l'erba adesso. Vi faccio vedere solo questa fase, dopodiché inizio a srotolare e non posso farvi vedere perché ho le mani occupate. Quindi abbiamo messo la sabbia, l'abbiamo tirata, l'abbiamo rullata, abbiamo colmato un po' i vari dislivelli. Adesso srotoliamo tutti i rotoli, ci fiancheggiamo al vialetto, veniamo indietro, quindi partiamo da lì non calpestiamo più, torniamo indietro, veniamo di qua man mano e poi andremo a riempire tutta questa zona arrivando fino al cancellino di uscita che è qua. Buono, vai. Abbiamo caricato i rotoloni, adesso facciamo un bel giro dell'oca. Là in fondo siamo. Sì? Non combaciavano figli uguali. Fuori squadro. Eh no, più che altro di lì avevo la prova, vedi, l'ho fatta uscire. Alcuni ci chiedono, ma voi fate anche l'erba naturale? Certo. Questa è sabbia, eh. Adesso accendiamo gli impianti così sparisce tutta la sabbia. Dobbiamo finire ancora l'ultimo pezzo. Lo stato dell'arco. Ecco qua, abbiamo finito.